Mister, la prima domanda di Marilena Lualdi, Informazione Online. Avete setacciato la partita contro la propria Cerni anche per trarne l'antidoto delle prossime gare. Tra l'altro la Giana con i piemontesi ha pareggiato e in rimonta. Qual è il nodo principale che ha individuato, il punto in cui si è incrinata fino al pesante verdetto numerico? Una formazione partita con l'entusiasmo del gol, un'eccessiva leggerezza magari proprio anche sulla spinta del vantaggio, oppure hanno pesato gli errori tattici o altro ancora? Ma partiamo dal discorso di alzare il livello di attenzione, soprattutto per quanto riguarda i piccoli particolari che sono quelli che fanno la differenza. Quello che è successo domenica sta proprio lì la chiave di quello che è successo domenica, per cui abbiamo lavorato bene, i ragazzi sono impegnati come al solito, facile trovare gli stimoli per domenica e ripeto, alzare il livello di attenzione è la parola d'ordine. Marco Tresca, Varese News. Dopo la Pro Sesto e il Legnago, domenica lo Sperone aveva un nuovo fanalino di coda, la Giana, squadra che sta alle spalle della Pro Patria a meno 3 punti. Con l'attacco meno prolifico del girone, ma la quarta miglior difesa. In quello che sarà un vero e proprio spareggio salvezza, secondo lei, incideranno i singoli episodi? All'andata la Giana guantò il pari su rigore negli ultimi minuti. Gli episodi inoltre hanno ribaltato la partita di Tigrotti domenica scorsa a Vercelli. In settimana la squadra si è concentrata su questo aspetto mentale o ha cercato di voltare pagina focalizzandosi su un nuovo avversario e recente cambio di modulo? Beh, intanto non esistono partite semplici, da qua alla fine saranno tutte partite complicate. Abbiamo lavorato sui dettagli, dobbiamo alzare il livello di attenzione, come ho già detto prima, e nei minimi particolari, negli episodi, si trova la chiave per trovare il risultato. Quindi siamo pronti, abbiamo lavorato bene, dobbiamo limare quelli che sono i nostri errori o comunque episodi, vedi duelli, vedi uno contro uno. E da questi miglioramenti passa il discorso per arrivare a un risultato positivo. Ultima domanda, Luca Di Falco. Il giorno, questa gara assume una fondamentale importanza sotto tanti punti di vista, alla fine però è solo il campo che conta, perciò ti chiedo sul piano della gestione psicologica di questo momento così delicato, quale fattore richiedi ai ragazzi di far pesare in maniera incondizionata per ottenere i 3 punti? Beh, qui alla Pro Patria abbiamo un mix di ragazzi giovani e di uomini un po' più esperti. Uno compensa l'altro, quello che ci può dare il giovane è la freschezza mentale, e comunque sia anche chi è un po' più esperto può dare consigli e far maturare questi giovani. Una cosa sicura, qui alla Pro Patria abbiamo fiducia in tutti i 28 della Rosa, e partendo da questa base a livello mentale bisogna trovare il giusto mix per portare a casa i punti che ci servono da qui.